cioè, devo dire che grazie a uno sforzo della regione e del nuovo governo il taglio che era del 10% è ridotto al 5%, il che ci consente, ovviamente non è poco, però noi dovremmo fare un lavoro, stiamo già facendo l'ufficio, un lavoro di razionalizzazione. Devo dire che il taglio ovviamente non è una cosa positiva, però è anche tra virgolette un'occasione per ripensare un attimo anche al servizio di trasporto pubblico qui a San Benedetto, con un'armonizzazione degli orari. Trasporto scolastico e sardo, mi dice, ma vi dico, no, sì. Il punto di domanda, anche questo mi interessa sapere. Questo non me ne occupo io specificatamente, però insomma c'è stata questa dimensionamento del taglio. Si farà un taglio magari sulle percorsi. Guarda, sì, per esempio, esatto, probabilmente noi con alcuni interventi riusciremo a arginare il taglio in maniera non troppo dolorosa. Un servizio gratuito di scuola PUS che era un po' a rischio. Non è l'anno scolastico, non stop. L'anno prossimo. Devo dire che se poi si riesce a far partire quest'altro anno in bicibus, che è una cosa interessante, è un progetto fortemente innovativo che viene fatto a Reggio Emilia da anni, questo in qualche modo il bicibus consiste, è un pedibus fatto con le bici, insomma, per capirci. Vanno a scuola in bicicletta. Vanno a scuola in bicicletta, in altre città, tipo in particolare Reggio Emilia, che è stato un po' il capostipite di questo progetto. Questo coinvolge 568 bambini, 570 si prescinde, 250 volontari, 16 istituti, quindi dei volontari organizzino. Sì, nel senso che quello è una sorta di a tappe a stazioni, i bambini partono con le biciclette, come il pedibus con la bici. È un'esperienza che tra l'altro probabilmente consente anche in qualche modo di armonizzare il fatto del trasporto pubblico, che in qualche modo ovviamente non lo sostituisce, però. Adesso noi cercheremo entro la primavera di fare delle sperimentazioni e poi, se è possibile, con la collaborazione scuola, di partire il prossimo anno scolastico. Okay.